Una città magnifica dove correre, un percorso migliorato rispetto all'anno precedente, che quindi potrebbe portare al personal best una scarpa che ho utilizzato molto piacevolmente per correre velocemente, una medaglia conquistata con fatica e sudore, 9 anni sotto le 2 ore e 30. Questa è la storia della maratona di Barcellona, ma per capirlo, come al solito, partiamo dall'inizio. Siamo finalmente arrivati da On, sono curioso di capire quali sono le novità di questo bellissimo marchio e comunque spero di intervistare diverse persone perché sicuramente sta prendendo molto piede. Abbiamo camminato un pochino, però avevo le Cloud Monster 2, quindi siamo assolutamente tranquilli. Entriamo, dai. Ci sono poi pure le scarpe con cui correrò domenica. Siamo già entrati, però il colore è carinissimo, però adesso è veramente il momento di entrare. Ho preso un evidenziatore e la scarpa, la Cloud Boom Echo versione 3, con cui correrò domenica. Adesso vado da Tadese Abraham, campione svizzero e assolutamente brand ambassador di questa azienda, e gliela faccio firmare. Ci siamo riusciti, è stato molto semplice, è davvero molto gentile. E mi ha dato anche qualche consiglio per domenica. Comunque, una firma col cuore, questa vale tantissimo. Allora, possiamo dire che comunque tutte le scarpe che sono in esposizione sono quelle che ho già recensito e testato sul canale, però ce n'è una in particolare che invece non ho ancora provato. Adesso ve la faccio vedere. Adesso inizia il panel talk, sentiamo cosa ci raccontano, poi ve lo sintetizzo in pochissimi secondi. L'evento è stato molto interessante, in pratica hanno raccontato che comunque collaborano molto intensamente con gli atleti e di conseguenza sviluppano sempre nuove scarpe e che alla fine il loro obiettivo sarà quello non tanto di Parigi, ma non solo di Parigi, ma anche di arrivare sui podi nel 2028 a Los Angeles. Davvero molto lungimiranti e penso che sicuramente ci potranno riuscire. Sabato mattina poi dicono che il sole bacia i brutti e ad ogni modo qui a Barcellona piove, adesso andiamo ad affrontare, però con quella magliettina non penso che riuscirò, questo shakeout run con gli amici di On. Vediamo un attimo come butta. Good morning. Morning, how are you? Good, very good. Very good. Are we in Zurich or in Barcellona? We're in Barcellona. How would you know though? When you looked in there, you wouldn't know. Ready for the shakeout? No, it's too rainy. But are you in Zurich now? Yeah, I think Zurich is better than today. C'è tantissima gente, penso circa 200 persone. Boh, non vedo l'ora di fare questa shakeout run e poi ovviamente andremo alla partenza e all'Expo. In questo negozietto ci sono anche delle scarpe che non avevo mai visto di On, non so nemmeno se le posso filmare, quindi non posso chiedere, però mi sa che potrebbe essere interessante per chi ci guarda. Ho preso anche un cappello, siamo pronti a partire. Boh, non lo so, un'attivazione così non l'avevo mai fatta. Comunque la gente è sempre molto felice quando corre, anche se in realtà, boh, proprio di correre forse non è la scelta migliore. C'è pure la musica, ovviamente sta correndo in maniera molto easy. Stiamo guardando il panorama, anche se comunque con la pioggia così direi che forse era meglio stare a letto. Siamo arrivati alla fine dello shakeout run, più che shakeout wet run. Comunque adesso vado a ritirare il pettorale e poi magari vediamo quali sono le novità del brand. Cercherò di sentire il marketing manager spagnolo per capire anche come si sta evolvendo il mercato spagnolo e soprattutto come On si sta comportando. Analisa! Va bene. Analisa, buon compleanno! Sei Grazie, il mio cervello ormai basta, non ce la voglio più. Ma ci vediamo in tutti i posti. Sì, ovunque. Ovunque, io noi siamo ovunque, ci trovate in tutto il mondo. Mi sono fatto fare un coffee, adesso cerchiamo di capire se riusciamo ad andare a ritirare il pettorale o comunque fare un giro qua dentro. A questo punto sono pronto a ritirare il pettorale, vediamo un attimo
come sarà la trafila burocratica? Spero che sia abbastanza rapida. Hola. With this code, if you go to the on stand, they will give you free socks for you. If you want to use the cloakroom, you have to go to Arc del Triomf. Okay? And in Passeggio Grazia, you have the start of the race. You have to go to the yellow room. Hola. Ese. Ese. Gracias. Sì? Sì, grazie. La cosa buona, e pensavo che non fosse così, è che comunque domani partirò abbastanza davanti, comunque sotto la griglia delle 3 ore, adesso andiamo a ritirare le calze del on. Invece no? Del coniglio abbiamo il cerbiatto. Ti vedo sempre su YouTube. A questo punto andiamo a ritirare il gadget, che in questo caso consiste in una bellissima calza, e vediamo quanto ci mettiamo a farlo. Ne abbiamo due, ovviamente, perché il mio filmmaker è differente. Che bello! Posso? 42 metri. Queste calze sono davvero molto belle, è davvero interessante, però le ho già e quindi non credo di usare queste. Comunque, fantastiche. Sono molto curioso di sapere perché On ha scelto Barcellona. Veramente la scelta è stata perché 2 anni fa siamo iniziati a lavorare con Running Crew e con gruppi di allenamenti. Era una forma di tenere tutta la gente insieme, celebrare un po' la cultura del running, e anche perché è una città internazionale e vi aiuta che la gente conosca la marca. E quali innovazioni avete portato a questo evento? Abbiamo portato la Monster 2, che è uscito appena fa 2 settimane, è la nostra scarpa con più ammortizzamento e anche con un ritorno di energia eccezionale. E niente, è una scarpa ottima per correre una maratona, e per questo l'abbiamo presentato qui. In realtà ho visto che poi ci sono altre scarpe, sì, che usciranno nei prossimi giorni, e quindi sono contento di testarle, e grazie mille per avermi invitato. Grazie a te. Domani corro. Ciao. Una fortuna, in bocca al lupo. Grazie. Lovisa, how are the shoes? It's very good, the shoes. Or you can ask our customer here if... Very, very good. Highly recommend them. Mi faccio ora un piccolo massaggio pre-maratona. Secondo me vale la pena, soprattutto se ci sono dei professionisti come quelli che troviamo qui. E dai, poi vi faccio sapere com'è andata. Questo video è stato realizzato con il supporto di On Running e del distributore italiano Sport Alliance, che mi hanno consentito di partecipare all'evento e soprattutto di venire qui a Barcellona a filmare la gara. Ed ora torniamo al video della gara. Domenica mattina stiamo andando alla partenza, sono 7:30, ma abbiamo l'hotel molto vicino e di conseguenza sarà tutto relativamente facile. Spero comunque che possa partire abbastanza davanti e soprattutto che la temperatura resti come adesso, perché si sta davvero bene, e anche se aumenta di qualche grado probabilmente si correrà benissimo. Siamo alla partenza, effettivamente sono vestiti in maniera molto fashion, qua comunque la temperatura resta molto buona, stanno arrivando tutti i podisti, sto entrando nella griglia, comunque il mio grande amico e filmmaker Cosimo non c'è, adesso vabbè, andiamo, grazie Cosimo, ci vediamo dopo. Siamo entrati nella griglia delle 3 ore, dai, adesso qua iniziano tutti a riscaldarsi, ma manca ancora tantissimo, quindi ovviamente non ne vale la pena, però per ora c'è pochissima gente nella griglia, quindi ho la possibilità di mettervi davanti. No. Mancano 15 minuti alla partenza, ormai c'è tantissima gente qua davanti, sono praticamente davanti, adesso spengo e poi tra qualche chilometro probabilmente filmo, vediamo un attimo come butta. Il livello è discreto ma non eccezionale. Spero di poter correre forte fino al primo chilometro. Mancano 2 minuti alla partenza, siamo effettivamente pronti. Mi sono tolto la maglietta, siamo davanti, davantissimo. Ci sono i top runner, ma poi ci siamo noi. Sono forse all'incirca delle 2:30. Ora spengo però. Decimo chilometro, forse un po' troppo forte. 33:45. Comunque c'è un bel gruppo. Ora comunque, spengo, mi focalizzo sulla gara. Siamo praticamente al 21, 1:12 qualcosa, poi lo metto in sovraimpressione. Adesso spengo e cerco di correre la seconda parte molto forte. Che dire, 9 anni di fila, sotto le 2:30. Oggi è stata dura perché il percorso è duro, perché
comunque allenarsi è sempre complicato, e perché l'età è l'età. Adesso vado a sentire qualcuno dei Sugar che hanno usato la mia scarpa. C'è anche Francisco che fa il mio stesso lavoro. Addio, go. 12, 15. Ok, very good. Explosion in the 58 kilometer. Tomu, how was the shoes? Perfect, the shoes are perfect. Thank you much. Oh. Hey guys. Hey, how are you? Good, how was the shoes? It was really good, really good. We were pacing for 2 hours 30. Mission accomplished, we're very happy. We helped a lot of people. People were not very optimistic to break 2:30, but some of them did it, and so we are very happy with that. 2:38 for a trail runner is amazing. Yeah, thank you. How are the shoes? Shoes are the best. I think that I cannot imagine the best one. Andiamo a prenderci la medaglia ora, è giunto il momento, poi la vado a fare incidere. Thank you so much. Gracias. Buenos días. Voy. Felicidades. Gracias. Gracias. Ci beviamo un attimo qualcosa. Oggi la temperatura non era comunque altissima, non ho bevuto niente. Alla fine sono bastati 3 gel, però ho avuto una piccola crisi nella seconda parte di gara. Ho preferito rallentare in modo tale da essere sicuro di arrivare sotto le 2:30. Ciao! Bravissimo! Grazie! Massimiliano, vieni. 2:29:39. Grazie! Grazie mille! È ufficiale, ho corso per 9 anni di fila in sotto le 2:30, c'è scritto pure qui. Cosa dire, anche questa avventura spagnola a Barcellona è giunta al termine, le scarpe assolutamente promosse. Secondo me, se corro una mezza maratona, posso fare veramente molto molto rapidamente. Sulla maratona penso che il nuovo modello che ho visto ai piedi di Tadesa alla partenza mi possa aiutare a correre anche l'anno prossimo sotto le 2:30, sarebbe il 10° anno di fila. Comunque ci accontentiamo di essere a 9 anni. Voi nel frattempo stay strong, keep running, seguitevi, vado a dare da mangiare al coniglio, ma nei prossimi giorni ulteriori video e recensioni. Ci vediamo alla prossima, ciao.